Gianfelice Rock. Il sito di Fondazione Bassetti sta dedicando una scheda al suo libro, Riaccendiamo i motori. La serata probabilmente parlerà di questi temi e vorrei chiedere soltanto due cose. Innanzitutto mi sembra che, partendo dall'importanza del medium tech per il sistema economico, ma in generale per il sistema di sviluppo italiano, si mette l'accento nel suo libro sul rapporto fra territori e formazione. Quindi non si tratta soltanto di concentrarsi su quali tipo di imprese sono oggetto dei principali investimenti e delle principali politiche, ma anche quali rapporti fra queste imprese e lo sviluppo civile italiano si instaurano. Ma noi crediamo che il successo dei territori consista nell'attrarre aziende che si proiettano nel mondo e nel contempo aumentare il reddito medio del territorio in cui si opera. E io credo che il medium high tech, cioè le imprese di questo tipo, io faccio certe volte riferimento a Gutenberg, che era tedesco, e le macchine per la stampa hanno in Germania mantenuto un'enorme importanza. Ecco, questo dà l'idea della profondità che c'è in questo tipo di imprese, quei territori da cui nascono. Nascono con delle radici quasi medievali nei territori e si proiettano nel mondo. Quindi sono le imprese che hanno per il territorio una particolare importanza e sono distintive rispetto al high tech, che per sua natura è globale. Mi sembra, seconda ed ultima domanda, che il versante della produttività ed il versante della diseguaglianza o della riduzione della diseguaglianza sia uno degli altri punti sui quali lei insiste molto nel libro. In un modo abbastanza, non so se di un'accuratezza economica assoluta, però noi riscontriamo che dove c'è un medium high tech percentualmente importante, vi è anche molta più uguaglianza, perché tutte le professioni che ci sono all'interno del medium high tech, tecnici di tutti i tipi, progettisti di impianti, progettisti di prodotti, si situano nella middle class mediamente e quindi difendono la middle class. Quando uno va a vedere cosa succede nel high tech, sono i talenti straordinari che sviluppano innovazione straordinaria, e poi molte delle tecnologie sono lontane dal posto di origine, lontane dagli Stati Uniti per esempio, mentre invece il medium tech ha moltissime tecnologie che nascono proprio dai propri fornitori insieme ai propri clienti, quindi sono profonde in tante professioni che coprono la classe media. La ringrazio molto. Prego.